Ferrari, più arrabbiato, più dispiaciuto, quali sono i sentimenti che ti passano per aver perso questa partita in maniera anche un po' rocambolesca, se vogliamo, fare questo modo. Incazzato nero, non ci mancherebbe, è una partita equilibrata, però poi l'abbiamo messa in una maniera giusta, l'abbiamo messa incanalata, secondo tempo eravamo in controllo, dovevamo chiuderla, abbiamo avuto le palle per chiuderla, però poi se concedi a cacciato via una posizione laterale, poi se regali secondo gol, se regalato, abbiamo commesso un errore. Basta, e quindi invento loro perché c'è anche più di più e noi siamo dei polli. Ecco, mi hanno sopraffatto forse dal punto di vista della grinta, che è comunque un qualche cosa che è nelle vostre corde, perché avete giocatori comunque molto fisici, molto grintosi. Sì, hanno avuto più carattere nel momento in cui c'era da chiudere, non dovevamo chiuderla, perché se fai 2-0 in un in più la partita è chiusa, perché comunque eravamo in controllo solo tempo. Però se non lo fai, c'è da farmi la curva e basta. Ecco, una partita del genere può avere, non dico ripercussioni, ma come riaffronterai poi la ripresa degli allenamenti, vista anche un campionato che è comunque ancora in corsa e sempre contro gli avversari di oggi? Beh, le finali le giocano due squadre, le altre guardavano, quindi noi siamo andati in finale e quindi la finale si persa. Spero che il giramento di palle che abbiamo deve essere mutato in maniera positiva già la domenica a Campomorone, perché questo è quello che le squadre che vogliono vincere devono fare. Quando si cade si rialza con orgoglio e con carattere, e facendo unione, cercando di aiutarsi e basta. Quindi ripeto, le finali le perdono chi ci arriva, gli altri non le giocano neanche. Ecco, può essere questa una sconfitta utile perché vi insegna qualche cosa, anche in virtù poi della seconda parte del campionato che vi vedrà assolutamente protagonisti. Sconfitte utili, mancherebbe, tutto è utile, sono vittorie, sono quelle sconfitte, sono partite, bisogna lavorare su determinate condizioni mentali. Quando c'è da chiudere le partite si chiudono, perché di fronte hai una squadra forte, che ha carattere e non hai una squadra mediocre, quindi bisogna imparare che in determinate situazioni le partite si portano a casa, non invece la mia galata. Niente, c'è un rammarico sicuramente anche da parte del presidente, che si aspettava una rivincita in questa partita, forse. Rammarico da parte di tutti, io non sono rammaricato, sono incazzato, diverso. Quindi, punto. Se giocassi la partita, cosa cambieresti? Ma io credo che abbiamo fatto bene la partita, abbiamo fatto come dovevamo farla. Quindi, poi, secondo me, poi, se non facessimo certi errori, non avessimo fatto certi errori, probabilmente l'avremmo portata a casa. A livello tecnico e tattico, secondo me, la partita è stata condotta bene. Un errore grave con l'individuale del secondo gol, sicuramente. Purtroppo è successo nel momento sbagliato a noi. C'è ecco, cosa da. Sì, che poi alla fine sono due episodi, perché è una balena piena e una. Lo so, però bisogna farsi girare a favore gli episodi. Noi abbiamo avuto una palla per chiudere, clamorosa, al limite della piccola, e non l'abbiamo fatta, e loro abbiamo concesso una palla laterale in cui non siamo scesi bene con la linea. Il secondo gol è stato un clamoroso infortunio. Basta.